Stefano Fabbri, un sorriso di soddisfazione. Sì, è stata, è ancora una bella serata. Rispetto allo scorso anno sono cresciuti i numeri, è cresciuto l'entusiasmo, è cresciuta voglia di divertirsi e non vedo l'ora di arrivare l'anno prossimo. È vero, è stimolante. Questa sera più di 200 persone, le istituzioni, ma soprattutto tante famiglie e tanti ragazzi. Sì, beh, questo quando si dice come la frase più fatta di tutti, che quella che il settore giovanile è la cosa più importante della società, è vero, una frase fatta, però anche una grande verità, perché non credo che un altro ambito societario avrebbe potuto sviluppare una festa così. Allora, so che di progetti ne hai e ne avete sempre tanti, però io te ne chiedo uno. Nel 2017, uno che vorremmo fare? Sì, prima durante il saluto con il sindaco Fratini ho già espresso quello che la Virtus vuol fare. E, ripeto, per noi il nostro impianto è la nostra casa, il nostro biglietto da visita anche al cospetto di chi ci viene, delle altre società, dei ragazzi, dei genitori. Per il 2017 abbiamo un progetto ben preciso, un ampliamento e una nuova costruzione, cerchiamo di tutto per realizzarla, e io penso, se devo fare una scommessa con gli ultimi 10 euro che ho in tasca, penso che sarà costruito. Perché gli ultimi 10 euro? È una battuta, naturalmente. Sì, si fa così per dire. Magari saranno anche 2 invece che 10. Tanti auguri, Presidente, a tutta grazie, la società. Grazie, anche a voi. Allora, Giulio Franceschini, alla festa della Virtus San Giustino, abbiamo sentito nel tuo intervento, tra le righe, la sorpresa, piacevole. Sì, piacevole sorpresa, perché no, ne parlavo prima anche con te, cioè ho girato tante società tante squadre, settori giovanili, prime squadre, ed è la prima volta, piacevolmente sorpreso, di una partecipazione così ampia a una cena sociale di una società dilettantistica. Quindi credo che questo vada a merito della società, che negli anni ha saputo costruire veramente un ambiente, un'atmosfera che coinvolgono tutto il settore. Allora, si sta per chiudere il 2016, l'anno del tuo ritorno a San Giustino come responsabile del settore giovanile. Tiriamo una somma su questi 4, 5, 6 mesi e poi magari cerchiamo di prevedere il futuro, perché la previsione comunque è sempre ben organizzata. Sì, no, io devo dire che il bilancio sicuramente è positivo, sia perché comunque sia i gruppi che abbiamo poi costruito quest'estate hanno lavorato bene, con buoni risultati, non ci sono stati particolari problemi fra i rapporti, fra allenatori, genitori, ragazzi, società. Quindi questo, avendo insomma avuto esperienze negli anni passati, credo che sia una nota molto positiva, perché comunque sia creare l'atmosfera giusta in una società dilettantistica è sempre molto difficile, e qui a San Giustino credo che ci siamo riusciti. Poi per il futuro è chiaro, i ragazzi con i gruppi stanno crescendo e si vedono settimana dopo settimana i risultati. Chiaro, cercheremo di finire meglio possibile, cercando di raggiungere, a parte i risultati, ma comunque sia una crescita generale, che è quello che a me preme di più. Mitico, forse troppo, il direttore sportivo della Virtus San Giustino, Enrico, che festa però, Una bella serata, sì, veramente. Faccio i complimenti al presidente e a tutti i componenti della società per averla organizzata. Credo che sia una bella festa per la Virtus, soprattutto per i ragazzi più giovani che se la meritano. Allora, un buon proposito per il 2017. Speriamo di fare più punti rispetto al 2016. Quindi una cosa matematica, insomma. Diciamo, sì, matematica, arrivare il prima possibile ai 40 punti. Però per avere una buona risultanza matematica ci vuole sociologia, ci vuole di aver studiato tutto, perché qui per avere il contatto, condividere, organizzare, programmare non è facile. No, sicuramente, difatti su questo devo riconoscere che qui alla Virtus la società sta pianificando una crescita importante, e da questi momenti di convivialità, di stare insieme, si vede che c'è un attaccamento importante da parte del paese, da parte dei genitori, poi dei tifosi alla squadra, e fa piacere farne parte. Tanti, tanti, tanti a capo, auguri. Grazie mille, contraccambio.